Armando Vaiusci, una delle poche note liete di questo pomeriggio dell'Avellino, gli diamo il benvenuto ai nostri microfoni. Armando, allora, un gol pesante nel primo giorno in cui hai avuto l'opportunità, dopo un girone di ritorno passato ad osservare, di giocare e di dimostrare il tuo valore. Sono felice per il gol, però peccato per il risultato, perché era una partita importantissima per noi. È una partita che brucia, perché erano 3 punti e adesso ci servono molto. Però adesso dobbiamo iniziare da domani, iniziare a allenare e a pedalare davanti, perché lunedì ci aspetta un'altra partita dura. Per quanto riguarda il tuo arrivo ad Avellino, come ti sei spiegato di aver trovato così poco spazio? Eppure a Vercelli hai fatto un'ottima prima parte di campionato, eri l'esterno che Novellino aveva chiesto. Che idea ti sei fatto proprio tu? Perché anche in allenamento mi sembra che ti alleni molto intensamente e ci chiedevamo come mai non trovassi spazio. È arrivata la possibilità solo oggi, quasi alla fine del campionato. Prima a Vercelli ho avuto un problema con il ginocchio, ho stato più di 7 mesi fuori. E dopo, adesso quest'anno ho ripreso, sono venuto qua e questo è veramente un gruppo forte, però è in mano di mister. Io mi alleno, quello faccio il professionista, mi alleno bene ogni giorno, quando mi arriva l'opportunità devo sfruttare. Cosa è accaduto nel secondo tempo? Siete andati a riposo in vantaggio, poi vi siete sfaldati, il Bari ha avuto autentiche praterie per vie centrali, percussioni continue, tu hai pagato invece la tua grande generosità accusando qualche problemino. Se ci spieghi un po' come hai visto l'Avellino finché sei stato in campo nel secondo tempo e il fatto che hai chiesto la sostituzione, da cosa è determinato? Ci sapevamo tutti dall'inizio che era una partita dura, perché Bari c'ha una squadra forte, lo sappiamo tutti. Abbiamo iniziato bene il primo tempo, al secondo siamo calati un po', penso fisicamente, pure io, perché avevo 2 mesi che non giocavo. E dopo ci serve anche un po' di fortuna per vincere le partite. La condizione d'altronde la si acquisisce anche giocando con più continuità, ma questo ovviamente non dipende da te. Che finale di stagione sarà per l'Avellino? Domani potreste essere in zona play-out. Noi adesso dobbiamo andare davanti. Testa bassa e tutti dobbiamo dare quello che ci abbiamo dentro, che non abbiamo dato ancora. Speriamo che lunedì facciamo il nostro partito. All'interno dello spogliatoio, anche se chiaramente tu sei uno degli ultimi arrivati, che clima c'era alla fine della partita? Soprattutto il mister ha ancora, secondo te, e in generale il polso della situazione? Ovviamente non potrai dire diversamente per certi versi, ma che clima si respira nello spogliatoio? È normale, nessuno non è felice di questa sconfitta. Abbiamo parlato, siccome ti ho detto prima, dobbiamo iniziare subito forte e vedere davanti. Non possiamo abbassare la testa adesso in questo momento che siamo adesso in difficoltà. Iniziato a destra, poi ti sei spostato a sinistra col piede invertito, è venuto il tuo gran gol. In quale zona di campo ti sei trovato più a tuo agio? Io prima giocavo a sinistra, però per me questo non è un problema. Posso giocare a destra, a sinistra, per me è uguale. L'importante è che gioco più davanti. Andiamo pure, Angelo, con le domande da studio. Vaiusci decisamente più paziente di Novellino, gli mettiamo l'auricolare e procediamo. Buonasera Vaiusci, anzitutto complimenti per il gol, lo abbiamo appena rivisto negli highlights, un gol da categoria superiore, mi sento di poter dire, quei tiri a giro che si vedono spesso in Serie A, per esempio da un campione come Insigne. Complimenti, davvero un gran gol. Marco mi ha un po' rubato la domanda nel chiederle se per lei è indifferente giocare a destra o a sinistra, visto che Novellino vi ha invertito, a lei e Cabezas, la posizione. No, le volevo chiedere se magari nello spogliatoio il tecnico ha commentato già con voi questa partita, cosa vi siete detti con l'allenatore, se è venuto qualcuno della dirigenza negli spogliatoi e se avete parlato magari con Matteo Ardemagni di questo brutto gesto verso la tribuna, se il calciatore magari era già pentito di averlo fatto. Buonasera a tutti, non sono felice per il gol normale, però abbiamo avuto una sconfitta che non dovevamo avere, però dopo la partita è normale che siamo stati tutti in silenzio, abbiamo parlato un pochino, però
Adesso dobbiamo andare davanti a vedere lunedì contro Perugia. Il presidente Taccone... Se hai una domanda flash, perché c'è Calamocco, si sa che è pronto. Subito, il presidente Taccone sponsorizza molto Armando Vaiuscia, abbiamo visto anche la sua esultanza al momento del gol, l'esultanza di Taccone con gli occhi da fuori, aveva invocato a gran voce la presenza di Vaiuscia in campo. Sì, presidente è bravo, mi ha aiutato dal primo giorno che sono arrivato qua. E dopo la esultanza che ho fatto era per i tifosi che ce la meritavamo, però peccato perché non abbiamo vinto. Bene, ringraziamo, grazie. Armando Vaiuscia, lo liberiamo, gli facciamo i complimenti per la prestazione, anche se non è servita all'Avellino per evitare la sconfitta.